9 progetti di servizio civile, 42 volontari, disabili, anziani, minori e turismo, gli obiettivi su cui state lavorando, già al lavoro da dicembre, si vedono i primi risultati. A dicembre abbiamo iniziato con 14 volontari di garanzia giovani e la scorsa settimana abbiamo iniziato con 28 di servizio civile universale e servizio civile universale sperimentale. Le tematiche sono tre, ovvero appunto minori, disabili, anziani, cultura, valorizzazione del territorio, dell'ambiente. Per noi è molto importante questo servizio civile innanzitutto perché vogliamo dare ai giovani di Santa Teresa, di tutto il comprensorio e non solo, la possibilità di fare questo volontariato che sicuramente è molto importante come crescita formativa, ma ovviamente grazie a loro riusciremo a rendere i nostri servizi ancora più efficienti e quindi a rispondere alle tante esigenze e alle tante domande della comunità. Quindi tantissime le attività che andranno ad organizzare, non soltanto come supporto individuale domiciliare per gli anziani, per i disabili e per i minori, ma anche attività appunto da svolgere all'interno del Palazzo della Cultura e anche nei centri sociali di Misserio e Fautari, dove appunto verranno organizzati dei laboratori proprio per cercare di valorizzare tutti questi soggetti che ne hanno bisogno e soprattutto per cercare di dare inclusione e socializzazione a chi ne ha più bisogno. Per il nostro gruppo ci occupiamo appunto dei minori e stiamo già preparando qualcosa per le festività di Pasqua, abbiamo già in mente di effettuare qualcosa anche per l'estate e nell'ultimo mese di scuola prepareremo dei progetti, dei lavori da far fare ai ragazzi che possono portare anche a casa per mostrare alle loro famiglie e successivamente quando riprenderà l'anno scolastico avremo altri lavori da fare. Ecco, praticamente cosa fate? Allora, abbiamo intenzione di fare dei progetti lettura, anche per imparare la lingua inglese, soprattutto per rendere sì che i bambini possano imparare meglio la lingua inglese, la lingua straniera, che è importantissima per andare avanti quando si cresce, e progetti a livello per l'emozione, quindi lavori per riconoscere le emozioni e saperle associare, saperle gestire al meglio in base alla situazione che richiede e altri. Si partecipa al servizio civile soprattutto perché è un'esperienza personale di un miglioramento, una crescita, ecco. Soprattutto si può anche aiutare la collettività con servizi, diciamo, di pubblico interesse. Nel caso mio specifico ho deciso di aderire al progetto Gesto Solidale in quanto è possibile portare le mie conoscenze personali al servizio degli anziani e dei disabili con assistenze domiciliari e attività varie. Le nostre attività qui all'interno sono appunto gestione insomma, di un pavilone, aiutare appunto qui nella biblioteca, quindi sistemazione di libri, catalogazione, e eventualmente se viene appunto qualche persona per qualche prestito. E al di fuori appunto della biblioteca stiamo organizzando qualche evento particolare per sempre con il lavoro del comune e per eventuali percorsi turistici o comunque attività culturali per la stagione estiva, primaverile ed estiva. State preparando del materiale in vista della Pasqua, di cosa si tratta? Sì, stiamo organizzando una festa proprio per i bambini e stiamo realizzando degli addobbi per il giardino, per addobbare il giardino e poi stiamo organizzando appunto dei giochi per i bambini, delle attività per loro, ecco. Queste attività dove verranno svolte? Nel giardino di Villa Ragno organizzeremo mercoledì 17 aprile alle ore 16 per tutti i bimbi, una bella festa, ci sarà un buffet, vari giochi e la cosa, diciamo, fondamentale è la caccia alle uova. Quindi una Pasqua anche per i ragazzi di Santa Teresa. Esatto, esattamente, sì. Inoltre sarà importante la presenza del coniglio Pasquale che guiderà i bambini durante la caccia alle uova e durante i vari indovinelli.